Questo video è offerto da... forti, ma anche punti deboli della Berlino. Abbiamo espresso il nostro solito gioco, il nostro primo tempo, palla a terra e cercando di fare difficoltà. Come dicevo prima, siamo venuti a giocarci alla vista aperto, anche nei momenti di sofferenza, ho deciso di mettere la seconda punta per cercare di vincere. È normale che quando si guardano le squadre avversarie si cerca di studiare l'avversario, noi sapevamo che loro, uscendo la metà sul nostro terzino, si aveva lo spazio alle spalle, in questo caso di Brunetta da parte, alle spalle della mezza, quindi abbiamo sfruttato questa situazione. Tutti sono numeri, ma poi alla fine vanno i giocatori in campo che poi fanno vincere quello della partita. Però l'abbiamo studiata, come si cerca di studiare tutti i moduli. Noi tante volte abbiamo avuto delle situazioni sfavorevoli dove nell'episodio non siamo stati bravi e mai concentrati. Io non ho rivisto l'azione del rigore, ma anche al 90esimo abbiamo regalato un rigore all'avversario perché è una palla lunga, abbiamo fatto questo fallo, non ho visto di chi, però poi sempre è stato bravissimo nell'intercettare e nel parare. E poi, come ha detto lei, sul calcio d'angolo è stato bravissimo sulla parata, no, perché nessuno in questo campionato ti regala niente. Noi tante volte abbiamo fatto dei bei regali anticipando di gran lunga il Natale. Oggi siamo stati bravi nella preparazione della partita, nell'interpretazione della partita, abbiamo commesso forse meno errori rispetto al solito. La mia squadra giovane, nuova, e tante volte abbiamo dato dei vantaggi per passare. Ma volevamo una reazione dopo il brutto episodio, dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa. È stata una settimana particolare dove i ragazzi hanno lavorato cercando di venire a mettere in difficoltà l'Avellino, in molti frangenti direi che ci siamo riusciti. È partito male perché abbiamo cambiato 19 giocatori rispetto all'anno scorso. Noi abbiamo lavorato 3 anni con gli stessi giocatori, abbiamo raggiunto l'apice del nostro successo l'anno scorso con la disputa dei playoff. Tutti i giocatori dell'anno scorso sono andati via, ne sono rimasti 3. Ed è normale che quando hai 19 giocatori, soprattutto molti che vengono dalle categorie inferiori, perché anche oggi Salzano che ha fatto gol, che l'anno scorso stava tutto buio, il C2, una squadra che si è salvata ai playoff, è una squadra completamente nuova, tanti giocatori al primo anno di Serie B, ed è normale che paghi lo scotto della Serie B. La Serie B non ti aspetta, quindi bisogna crescere in fretta, e noi ci stiamo mettendo un po' di tempo, però insomma. Le prestazioni sono state sempre fatte, abbiamo pagato tante volte a caro prezzo gli errori individuali. Non possiamo parlare tanto perché nella preparazione della gara si cerca di capire dove si può far male. Noi abbiamo cercato sempre con 2-3-5 di creare la superiorità numerica in mezzo al campo. Lei ha parlato di giocatori in mezzo al campo importanti. E noi abbiamo cercato di creare questa superiorità numerica attaccando le spalle della loro terra mezzala che usciva sul nostro terzino. D'altronde ogni modulo ha dei pregi e dei difetti. Io ho incontrato il Carpi le prime giornate ed è sicuramente la squadra più difficile da affrontare, magari non quella che gioca meglio. Però questo campionato, come ha detto lei, è molto equilibrato, molto livellato. Se guardiamo chi sta davanti, sono squadre composte da gente che lavorano da tanti anni insieme. Il Carpi ha un intellettuale importante che lavora da tanti anni e poi non importa la categoria, anche lo stesso Frosinone che l'anno scorso era il C1 ha cambiato pochissimo, ha messo i puntelli giusti e sta facendo un grande campionato. Quindi chi ha avuto la fortuna di mantenere un intellettuale buona rispetto all'anno passato e in vantaggio rispetto agli altri. Il Crotone nel stesso sabato all'ultima giornata ha fatto un grande campionato, perché come dicevo prima è una squadra nuova, quindi le squadre si costruiscono nel tempo e come dicevo anche prima noi abbiamo raggiunto l'apice
l'anno scorso dopo 3 anni che lavoravamo insieme. In questi giorni ci dovremmo incontrare con la società per cercare di capire quello che ci manca. Noi effettivamente un po' di esperienza ci manca, soprattutto dietro. Dobbiamo giocare con i terzini che vanno, che spingono, e oggi è dovuto adattare Ferrari che è un centrale al terzino sinistro, quindi sicuramente è uno di quei ruoli dove dovremmo operare. L'Avellino ha creato la sua classifica soprattutto in casa. In casa fino adesso è stata una squadra che ha fatto molti punti. Poi in questo campionato i periodi negativi ci stanno sempre. La Serie B ha sempre, adesso sono contento che la faccia, ha sempre tastato un periodo dove le squadre hanno avuto dei crolli. Può essere la condizione fisica per l'aspetto mentale. Normale che anche loro in questo momento non stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare, oppure quello che gli spetta. Ernesto è un giocatore che lavora molto per la squadra. La cosa che mi dispiace è che per il lavoro che fa segna poco, però un'occasione a partita ce l'ha sempre. Quando diventerà più cinico sarà un grandissimo giocatore. Grazie.